Ciao a tutti e bentornati sul mio blog. Oggi preparerò una pasta fredda. Visto l'arrivo della bella stagione e delle temperature più calde, la pasta fredda è ideale per queste giornate. Gli ingredienti che ci serviranno sono un preparato al finocchietto selvatico. Io l'ho preparato precedentemente. 10 pomodorini tagliati a cubetti, un po' di giardiniera mista, e della mozzarella tagliata a cubetti. Ovviamente servirà la pasta. Io come sempre preparo la pasta in casa e oggi ho voluto provare un'altra farina, la farina Senatore Cappelli. È una semola rimacinata semi-integrale. Eccola qua. Cominciamo la preparazione. Iniziamo col mettere sul fuoco l'acqua per la pasta. Aggiungiamo il sale. E portiamo a bollore. L'acqua bolle, inseriamo la pasta. Essendo una pasta fresca, basteranno pochi minuti. La pasta è pronta, la andiamo a scolare. La teniamo qualche minuto nello scolapasta e la facciamo raffreddare un po'. Inseriamo la pasta in un'insalatiera. Mettiamo il condimento col finocchietto selvatico. E facciamo insaporire la pasta. Mettiamo il misto di verdurine. Il pomodorino. E infine la mozzarella. Ed ecco pronta.